Buongiorno carissimi amici, siamo qua a fare un bel ragù per la nostra lasagna. Deve cuocere 4 ore, e lì già sul fuoco 2 ore passa, facciamo cuocere piano, fuoco molto lento. Buongiorno a tutti, qui stiamo mettendo a bollire un litro di aceto, un litro d'acqua. Vedete, qui ho le mie melanzane, qui ho messo un peso, salate e lasciate a perdere i succhi. Bene, perché ce n'è ancora un po' qui, lo tiriamo via. Ecco qua, ho già perso mezzo litro d'acqua, ragazzi. Buongiorno Flax, benvenuto. Cose semplici di buon mattino, visto che sono in piedi, che ve devo dire? Allora, in questo ragù c'è il sedano, che poi ho rimosso, cipolla, aglio, anche l'aglio l'ho rimosso, tanto basilico, una carota, due carote piccoline, tanto olio d'oliva, pomodoro e la carne macinata. Allora, appena entra in ebollizione l'acqua, mettiamo le nostre melanzane sotto aceto. Qui abbiamo un po' di vino, qui abbiamo delle cotolette di agnello, e vediamo un po' che fare. Allora, spostiamo un po' di pentole qua. Serve un tagliere. Benvenuta Angela, buongiorno. Stiamo facendo un'insalata russa, un bel ragù per la lasagna, delle melanzane sotto aceto, poi dell'agnello. Allora, prepariamo le verdure. Ecco qua ragazzi, ho un piatto di patate, carote che ho fatto bollire e raffreddare lentamente e continuo a fare a dadini. Ho dei piselli in scatola. Uniamo il tutto con della maionese e mortadella tagliata a cubetti. Ed esce una bella insalata. Ecco qua. Allora, le patate sono fatte. Sono pronte. Io ho sempre la compagnia della lavatrice in sottofondo. Certo, buona Pasqua Angela, buona Pasqua. L'acqua sta per bollire lì. Ecco qua, travasiamo le patate e le carotine. Ecco qui ragazzi, due scatole di piselli. Mescoliamo pian piano.
Ciao Amos, buona giornata, buona Pasqua. Allora, qui siamo a fare un'insalata russa. Semplice, semplice. Piace molto ai bambini, quindi ecco qua. Qui c'è la mozzarella, raga. Spostiamo un attimino questo. Abbiamo un bel trancio di mortadella. E lo facciamo a cubetti. Sono sempre lì con un coltellino piccolo piccolo, raga, non fa niente. Ecco qua. Tagliamo la mortadella a pezzettini piccoli piccoli, cubettini. Allora, e togliamola un pochino della crosta. Non so quanto riuscite a vedere, però facciamo così, spostiamola. Pomodoro, che io voglio far vedere un po' di più. Ecco qua, così. Così ci siamo. Si vede un pochino. No, l'abbiamo tolta quasi completa. Togliamo la buccia. Ecco qua. Tagliamo a fette. Si vede? Tagliamo a pezzettini piccoli piccoli, ragazzi, cubettini. Ecco qua. Aggiungiamo delle insalatiere e andiamo avanti. Questa è una cosa che piace molto ai bambini. Semplicità in cucina Amos, niente di particolare. Amos, ieri ho sentito al dottore, a Sandro, mi ha fatto ridere un po'.
Ecco qua, eliminiamo il pepe nero perché per i bimbi non so cosa riuscite a vedere. Adesso qui l'acqua con l'aceto bolle, quindi andiamo a risciacquare le nostre melanzane. Ecco qui, mettiamo le melanzane a sobbollire. Ecco qua. E continuiamo con la nostra operazione. Taglio della mortadella, ragazzi. Un po' esagerato per la mortadella, basta anche molto meno, c'è mezzo chilo di mortadella, se non di più. Ecco qua, adesso la facciamo riposare, questa è la nostra insalata. Non dimentichiamoci del ragù, ragazzi, mi raccomando. Ecco, io ci aggiungo un goccettino d'acqua adesso. Che deve cucinare ancora un'oretta. Non metto troppo pomodoro perché ai bambini non piace, ragazzi, c'è poco da fare, quindi devo giocare un po'. Allora, controlliamo qui le nostre melanzane, devono sobbollire.
niente di più. Ecco qua, adesso mettiamo in frigo questa bella insalata russa. Ecco qui, dobbiamo solo cambiare vassoio, aggiungere maionese ed è pronta, va bene? Cosa c'è da fare? C'è da fare un piccolo brindisi di buon mattino con un buon vino italiano. Secondo me sì. O cosa ne pensate? Cosa ne pensate? Tanto non si lavora, neanche domani. Ecco. Questo è un brindisi per una buona Pasqua, amici cari. Brindisi piccolino, con un vino italiano, senza esagerare. Da un buon mattino. Cin cin. Allora, raga, il mio ragù va. Adesso, queste le melanzane cucinano in un battibaleno. Non devono capito, un paio di minuti. Ne ho messe anche un po' troppe, però. Allora, diamogli il tempo. Pensiamo a mangiare anche due ostriche per colazione, secondo me. Vamos, Angela, un paio di ostriche, Mauro, allora, però bisogna tenere un colpo d'occhio sulle melanzane, beh, ricordate il ragù non ha il sale, lo mettiamo solo alla fine, facciamo una bella lasagna per i bimbi. Dovete assicurarvi che non ci siano granuli di carne macinata, grumi, mi raccomando. Ecco qui le nostre costolette di agnello, le facciamo più tardi. Allora, andiamo a... Dobbiamo colare le nostre melanzane, però non c'ho spazio, come devo fare? Come devo fare? Allora, ecco qui le nostre pinze. Poi le mettiamo di nuovo sotto un peso per perdere l'acqua, ma una cosa alla volta. Ecco qui. Mi raccomando, le melanzane le ho messe sotto sale per almeno 2 ore.
con un peso. Va bene? Ecco qua. Una gelatina al ragù. Io metterei il coperchio, però giusto per farvi vedere quello che sto facendo. Ok? Allora, le melanzane devono raffreddare e asciugarsi. Aspettiamo ancora un po'. Pensiamo alle cozze, alle ostriche. Un bel limone, e diamoci dentro. Profumo di mare, ragazzi, limone, ecco qua, capolavoro, buonissimo. Diamo una gelatina. Ecco, cosa faccio? Le melanzane le poi le metto in un panno ad asciugare bene, va bene? Adesso io da questa parte devo combinare un po' di roba. Facciamo bollire bene le nostre melanzane. So bollire. Ok. Facciamo un brindisino e ci mangiamo l'ostrica. Che bontà, ragazzi. Aprile sembra risciacquata, prima di aprirle.
belle e fresche, ragazzi. Ma veramente. Raga, spettacolo. Veramente buono. Adesso ne mangiamo due, giusto per un assaggino. Adesso mettiamo dei contenitori a bollire. Io li metto capovolti. Ecco. Le melanzane sono quasi pronte. Bollire. Una volta che l'acqua entra in ebollizione, bagnomaria praticamente, lasciamo lì per 15 minuti, almeno anche di più, se avete il tempo. Questo è pesante. Ecco qua. Facciamo raffreddare e poi facciamo asciugare in un bel panno asciutto. Il ragù da quella parte continua a cucinare con molta calma, mi raccomando. Ancora un'oretta e siamo a cavallo. Io ci aggiungo un altro pochino d'acqua adesso. Piano evapora e si asciugano. Vediamo un po' cosa ne dicono i bimbi. Adesso ragazzi devo preparare dei peperoni. Cipollotti, ecco
d'acqua bolle. Iniziamo a accendere il fuoco. Bisognerebbe metterci un panno, ma no, non fa niente. Allora, spostiamo l'accetto. E prepariamo i peperoni. Ecco qui, tagliamo a listarelle i peperoni. La piastra è calda, devo stare attento. Stare sempre attenti. Ok ragazzi, allora continuiamo con il nostro vino qua, un goccetto di vino piemontese. Io non posso mangiare il cioccolato, ragazzi. Ecco, adesso mettiamo da parte le melanzane da asciugare. Bisognerebbe proprio strizzarle, ma non abbiamo il tempo. Ecco qua, io prendo proprio un bello strato, un bel canovaccio. Le metto sul tavolo di cucina ad asciugare.
Ecco qua. Dopo vi faccio vedere. Ecco qua ragazzi, non sta niente, andiamo fuori, è un bel pranzo. Spettacolare ragazzi. Eccolo lì, continuiamo a tagliare i peperoni. Peppiamo e saliamo, che ho visto. Ecco qua ragazzi. Faccio vedere, questo è l'agnello con i peperoni e i cipollotti che poi cucineremo in forno più tardi. Adesso riprendiamo l'insalata. Prendiamo un goccino di vino. E la versiamo pian piano, vabbè. Io gli do una spruzzatina di olio d'oliva, poco poco. Ok? Io qui ho del sale grosso, ma è un sale particolare. La maionese.
e mescoliamo. Ecco, speriamo che piaccia. La mortadella vuole la tagliata più piccolina, però ormai quel che è fatto va bene. Ci mettiamo anche delle uova, ragazzi, metto a bollire un paio di uova adesso. Ecco qua. Quattro uova. Ok. E continuiamo. Allora, controlliamo il ragù, lo rispostiamo da questa parte, sta cucinando piano 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 piano, non c'è spazio, no? La gelatina. Adesso qui, ragazzi, abbiamo delle cotolette di agnello, anche queste sistemiamo bene. E le facciamo alla griglia queste. Un po' di pepe e sale. Ok, mescoliamo. Questo e facciamo riposare. Andiamo a vedere cosa dicono i bambini. Ragazzi, la batteria scarica. Funziona o non funziona, questi caricatori, non si capisce mai niente. Allora, che dicevo, il ragù deve ancora andare per un'oretta, l'acqua qui sta bollendo, vi ha fatto marinare l'agnello e siamo cavati. Controlliamo i bimbi.
Niente, i ragazzi non vogliono, almeno uno non vuole non vuole la lasagna, e che ve devo dire? Non so cosa dire proprio. Non so cosa dire. Beviamoci su. Cin cin, ragazzi. Buongiorno, Guido. Allora, dovrei fare la besciamella lì. Se venisse, non so cosa dirvi. Qui i bambini sono complicati. Facciamo metà e metà, che vi devo dire? Facciamo metà e metà. Allora, prepariamo il forno, mettiamo un po' di burro, ecco qua, 40 grammi di burro, facciamo fondere piano piano. Un cucchiaio di farina, un cucchiaio abbondante. E andiamo con la frustina a girare. Un po' di sale e pepe, e aggiungiamo un po' di latte. Un po' di peperoncino, lo sbaglio, lo dobbiamo togliere. Allora, ragazzi, adesso si mescola. E via. Adesso da quella parte faccio asciugare le melanzane almeno un paio d'ore, con dei canovacci. L'acqua deve essere eliminata completamente. Le potete strizzare le melanzane, mettere sotto un peso, eliminare tutta l'acqua.
Poi le mettiamo in un barattolo con dell'olio, peperoncino, un po' di origano e via. Una piccola lasagna e vabbè, il grande, il medio non ne vuole mangiare, che vedevo, gli facciamo un po' di bolognese a lui. Cin cin. Le uova bollono, bolliscono. Occhio alla besciamella che brucia, forse un guai. Non si deve attaccare al fondo, ragazzi. Adesso dobbiamo aggiungere anche il sale alla nostra carne. Mi raccomando. Sto cercando la cosina qua. Ecco, un po' di sale, ma non troppo, vabbè. Un pochino. Il forno si sta riscaldando e facciamo una bella lasagnetta. Allora, cosa mi serve? Mi serve un contenitore, l'ennesimo contenitore, che non ho, che non ho, madonna, è un po' un problema. Spostiamo le nostre, i nostri lamb chop. Hey guys, little lasagna, little lamb chops. Variety today. This is my tray for my lasagna. I'm gonna wash it again. Going nicely here. Remember, the bolognese sauce, the more it cooks, the better. If you had a glass of red wine, it's even better. But I haven't, because the kids, yeah? This is really plain lasagna. Don't go wild with the cheese, just a little touch of cheese. Simple. Okay? We're getting there, guys.
Okay, we're getting there. My oven 180 degrees, and my lasagna will cook for 45 minutes. I'm gonna put aluminium on top. That's it. There we go, aluminium. This is my baking tray. Put a base of tomatoes, like that. And now I take some baby tomatoes, I put all around. There we go, my white sauce is cooking nicely. Add a touch of milk again, not much. Stir it. Okay, low flame, little sip of wine, guys, it's gorgeous. Okay, now I should squash, should cut my little tomatoes here, in halves, if I can. There you go. Squash it. And the white sauce is ready as well. To move my camera, get my pasta, my lasagna sheets. There we go. Here we start. 1, 2, and 3. Yeah. Simple as that. A bit more sauce. Bit of white sauce. Okay, sheets of pasta. Put them upside down this time. Just a change.
anche in senso. Spread it nicely. Pivot sauce. There we go. We need it there. Spread it. Look at that, guys. It's looking gorgeous. Okay. Now, more sauce, more pasta. Very small lasagna, just for the people on the sake. Again, more tomato sauce. Ragu. And now, lots of white sauce on top. Spread it, make sure you cover everything. That's it, lovely, lovely. Guys, basic Italian cooking. Spread it nicely. There we go. Okay, now I'm going to sparkle some cheese. What do you think, guys? Looking good? Bit of cheese on top. Sliced very finely. My ragu is ready, I'm going to switch it off. Okay, not much cheese because the boys don't like it. Just a touch. Okay. Okay, now I need 2 sheets of aluminium paper, aluminium foil, whatever you call it. Load it carefully, yeah? Load it nicely. Okay, guys, now then the oven. Forty-5 minutes. Ish, hot. I'm gonna move my ragu sauce here now. Very important you keep your kitchen tidy, guys. Very tidy. Okay, so some will have bolognese sauce, and some will have lasagna. Everyone is happy. Okay, back to square one. Okay, my eggs are nearly ready. I wash the pots.
uova sono quasi pronte, ragazzi. Che ve devo dire? Adesso andiamo qui là, pian piano sterilizzano i miei vassoi, ci vuole ancora un po' di tempo. E siamo a cavallo, sempre un goccino di vino qua, cin cin. Sip, sip. Abbiamo quasi finito, ragazzi. Usiamo gli sgoccioli. Ai saluti. Allora, cosa devo fare? Spostiamo questo contenitore. Spostiamo anche questo. Spazio, raga, fare spazio, facciamo così, ecco qua, ecco qua, e andiamo a pulire le uova. Una pulitina qua. Riprendiamo la nostra insalata, ragazzi, fare un altro passaggio. E ci mettiamo le uova. Bene. Questo sta disinfettando per bene. Adesso ci mettiamo anche i coperchi.
Eccoci qua ragazzi, abbiamo 4 uova e le tagliamo a pezzettini. Adesso ragazzi, l'ultima mescolatina e poi mettiamo in frigo per un paio d'ore. Ecco qua, una bella insalata russa. Ci siamo. Frigo di nuovo. Ragazzi, vi faccio vedere l'agnello che sta marinando in frigo. Dobbiamo fare spazio. Ecco qui, mescoliamo un po' qua, casino. Ragazzi, questo è l'agnello che poi cucineremo più tardi, va bene? Pezzettino. Goccettino di vino, adesso i miei contenitori hanno logicamente sterilizzato bene, così. Sono caldi ragazzi, vado a scottare, ecco qua, là. Non è facile, qui uno si brucia. Dopodiché andiamo a riposare. Caldo. Ecco qua, facciamo asciugare bene. Poi riempiamo questi vasetti. Va bene? Con le nostre melanzane. Un pochino di pepe, un pochino di origano, un pezzettino d'aglio se vogliamo,
è per una settimana dura, no? Ecco. Mau, vi saluta adesso. Qui facciamo asciugare bene. Una buona Pasqua ragazzi. Alla prossima. Ciao a tutti.